Tre sono i debiti che Stazio sente di avere nei confronti di Virgilio. Dei primi due, l'aver appreso l'arte poetica, l'avere riconosciuto il suo peccato, la prodigalità, abbiamo parlato nella puntata precedente. Ora affrontiamo il terzo, la sua presunta, dichiarata, ma poco credibile, conversione al cristianesimo. Virgilio, sapendo che chi si trova in purgatorio non può che essere cristiano, perplesso e incuriosito gli pone questa domanda. Or, quando tu cantasti le crude armi della doppia trestizia di Giocasta, questi due versi significano semplicemente quando scrivevi la Tebaide, perché lì è narrata la storia della crudele guerra tra i due figli della regina di Tebe, Giocasta, e Teocle e Polinice, i quali finirono per uccidersi a vicenda e quindi doppia trestizia, disse il cantor dei bucolici carmi, Virgilio. Per quel che clio teco li tasta, per quello che lì nella Tebaide tocchi, tratti, ispirato da Clio, musa della storia, che nel poema viene spesso invocata da Stazio, non par che ti facesse ancor fedele la fede, senza qual ben far non basta. Tutti i commenti rimandano al quarto canto dell'Inferno, dove Virgilio diceva degli spiriti del limbo che se li hanno mercedi, meriti, non basta perché non ebber battesimo. Insomma, dalla Tebaide non si evince che tu fossi cristiano. Se così è, qual sole o quai candele, quali lumi divini o umani, ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator, San Pietro, le vele. Quando si tratta di un cammino dell'anima, Dante usa quasi sempre la metafora della barca. Ed egli a lui, tu prima mi inviasti verso Parnaso a berne le sue grotte, tu per primo mi avviasti alla poesia, letteralmente a bere l'acqua che sgorga dalle grotte del Parnaso, il monte delle Muse. E prima appresso Dio m'alluminasti, e per primo mi illuminasti verso Dio sulla strada che porta a Dio. Così interpretano quasi tutti, che tuttavia riportano anche un'altra ipotesi antica del buti, ma anche dell'ottimo, e che è stata accolta da vari moderni, tra cui Boscoreggio, i quali ritengono che, da un punto di vista teologico, sia impossibile che senza la luce della grazia i versi di Virgilio da soli possano avere condotto Stazio alla salvezza. E quindi leggono: «E tu per primo, dopo Dio, mi illuminasti». No. Persino Lachiavacci, che di teologia se ne intende, scrive che questa ragione teologica non sussiste. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte, istruite sul cammino. Tutti i commenti riportano la fonte di questa bellissima e suggestiva immagine. Ora si potrebbe dire che è un'immagine della vita quotidiana, come le tante che abbiamo già incontrato, però qui c'è qualcosa di particolare ed è quel e se non giova. E allora penso che abbia ragione chi rimanda a un passo di Agostino che dice, lo leggo nella traduzione del Sapegno, «O ebrei che portate in mano la lucerna della legge, affinché mostriate agli altri la via mentre voi siete nelle tenebre». Mi sembra chiaro che quel e se non giova significa che Virgilio è rimasto nelle tenebre perché pagano, mentre Stazio, leggendo i suoi versi, si è convertito al cristianesimo, come ora dirà. Questo è il significato della terzina. Ma io non penso che sia il pensiero di Dante. Non possiamo dimenticare quel verso alla fine del canto precedente,
in cui Stazio diceva che grazie all'Eneide sono allumati più di mille, allumati, illuminati da uno che è nelle tenebre? No. E non dobbiamo mai dimenticare il suo, di Virgilio, ben so il cammin nel canto nono dell'Inferno. Certo, non era cristiano, ma era un illuminato. A questo proposito, a proposito di questa terzina, ho trovato molto interessante una considerazione che fa Fabio Rosa nella sua introduzione al commento all'Eneide di Fulgenzio. Fabio Plancia de Fulgenzio, berbero come Agostino, visse tra il V e il VI secolo d.C. ed era cristiano. Scrisse varie opere che all'epoca e per secoli sono state tenute in grande considerazione, tra cui questo commento, che Dante sicuramente conosceva e che è considerato il primo commento allegorico dell'Eneide, e da cui traspare un'immensa stima per Virgilio. Non tutti i cristiani dei primi secoli amavano Virgilio, non certo Agostino. Fulgenzio interpreta l'Eneide come un'allegoria della condizione umana, della nostra vita. La forma è quella di un dialogo tra l'autore e Virgilio che gli è apparso per esporgli il suo vero pensiero. Naturalmente, da cristiano, Fulgenzio rimprovera Virgilio per il discorso di Anchise sulla reincarnazione. Dovevi proprio offuscare il tuo ingegno luminoso con la nebbia di una difesa tanto folle, gli dice. Contro questa dottrina platonico-pitagorica presente in Virgilio si era scagliato anche Agostino. E cosa risponde Virgilio? Non sarei un pagano se fra tante verità stoiche non avessi messo anche un pizzico di follia epicurea. E poi prosegue: a nessuno è dato conoscere tutto il vero. Frase bellissima, a cui però aggiunge: se non a voi cristiani a cui rifulse il sole della verità. Allora, o è sarcastico, e forse un po' lo è, o è purtroppo quello che gli autori, Dante compreso, Dante quasi 1000 anni dopo compreso, dovevano dire per non vedere le loro opere finire proibite e bruciate. E infatti il Virgilio di Dante è ancora lì che dice queste cose. I nostri erano dei falsi e bugiardi, e la vostra è la vera fede. Ma all'inizio di questo dialogo, cioè molto lontano da queste parole, in zona non sospetta, Virgilio diceva una frase che a mio avviso è la vera risposta a queste rimostranze di Fulgenzio. Attenzione. Non la grossolana ottusità del tuo ingegno, ma la pericolosa diffidenza della tua epoca ti è di ostacolo nell'apprendere queste dottrine. Questa frase è messa in bocca a Virgilio, ma l'ha scritta Fulgenzio. E ora ditemi, non è forse ancora vera anche per Dante? E io mi sto chiedendo se non sia vera ancora oggi. Voi direte, cosa c'entra? C'entra perché adesso leggo dall'introduzione di Fabio Rosa. Non è forse arbitrario vedere in questo atteggiamento di Fulgenzio, ovviamente si riferisce al rimprovero, un'anticipazione di quel paradosso che è alla base della commedia dantesca, ossia il fatto che l'homunculus cristiano supera il suo auctor in materia di fede.
E d'altra parte questa fede si è alimentata di letture virgiliane, per cui da una parte se ne esalta il contenuto morale, il valore di Lucerna, e dall'altra se ne censura la follia epicurea. Come nel poema dantesco, anche Fulgenzio si pone di fatto come discepolo e giudice del poeta, e in questa veste può già guardare a lui come a quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, ma dopo se fa le persone dotte, chiuse le virgolette. Discepolo e giudice. Non so se questo sia vero per Fulgenzio, ma per Dante, a mio avviso, no. Discepolo, sì, giudice, no. E ora riprendiamo la lettura. Stazio diceva a Virgilio: tu hai reso le persone dotte quando dicesti: secol si rinnova, torna giustizia e primo tempo umano e progenie scende da ciel nova. È la traduzione piuttosto libera di Dante della celebre quarta egloga, e non è certo a caso che pochi versi prima Virgilio sia stato indicato come il cantor dei bucolici carmi. Trovate il testo latino e una traduzione più letterale in tutti i commenti. Leggo quella del Sapegno. Un grande ciclo secolare ricomincia. Ecco che ritorna la Vergine, in Virgilio era Virgo, ritornano i regni di Saturno, una nuova progenie scende dall'alto dei cieli. Avrete notato che Dante traduce con giustizia la Virgo di Virgilio. Si tratta della Vergine Astrea, dea della giustizia. Quanto al primo tempo umano, i regni di Saturno, era la mitica età dell'oro. In tutte le culture c'è questo mito di un'età primordiale felice, corrisponde al nostro paradiso terrestre. Poi c'è la nuova progenie che scende dal cielo e il verso successivo parla di un puer che sta per nascere. Fin dai primi secoli cristiani questi versi sono stati interpretati come una profezia della nascita di Cristo. Dante ovviamente conosceva questa lettura, anche perché affermata per secoli da numerosi padri e dottori della Chiesa, da Sant'Agostino ad Abelardo e persino da Innocenzo III. La conosceva, ma a mio avviso non la condivideva. E la chiave è proprio nella traduzione, nel non tradurre Virgo con Vergine, ma con giustizia, ovvero con inequivocabile riferimento alla dea pagana. Cosa significa? Che Dante non aveva alcuna intenzione di cristianizzare Virgilio. Lui amava Virgilio per quello che era. E cosa dicono i versi di Virgilio? Esprimono un profondo desiderio, un sogno di rinnovamento. Il sogno di Virgilio, che scrisse quei versi intorno al 40 avanti Cristo. E se fu profeta, talvolta i grandi poeti lo fu non certo dell'avvento del cristianesimo, ma della Pax Augustea, la pace, dopo quasi 100 anni di guerre civili, che con Augusto sembrava possibile e che in fondo lui ha poi realizzato. Con la pace c'è serenità, prosperità, giustizia e il rifiorire della cultura. Insomma, dopo la morte di Cesare sembrava a tanti che potesse iniziare una nuova età dell'oro, ma nel 40 a.C. era ancora solo un sogno. Analogo era il sogno di Dante, un rinnovamento profondo della società, un ritorno che sapeva bene impossibile, non dico all'età dell'oro, ma a quei tempi passati in cui solea valore e cortesia trovarsi. E ora un verso straordinario,
Con cui Stazio conclude la risposta alla domanda di Virgilio. Per te, poeta fui, per te, cristiano. Sul possibile cristianesimo di Stazio sono stati spesi fiumi d'inchiostro. Io concordo pienamente con Vittorio Sermonti, che ritiene l'evento non documentato e storicamente del tutto inverosimile. Il fatto che Stazio si sarebbe convertito grazie alla lettura dei versi virgiliani è ritenuto da Sermonti un'inammissibile baggianata. Ma anche la Chiavacci lo considera una leggenda, ispirata forse da un testo in cui tale Vincenzo di Beauvais, predicatore alla corte di Luigi IX, il Santo, racconta di tre pagani convertiti al cristianesimo dalla lettura dell'Egloga IV. Comunque, non trovando alcun documento che attesti una qualsivoglia conversione al cristianesimo di Stazio, i critici non demordono e parlano di probabili fonti a noi ignote, di qualche documento oggi perduto, eccetera. Le loro lunghe e complesse ricerche, in cui setacciano i testi di Stazio alla ricerca dei passi che potrebbero aver indotto Dante a ritenerlo cristiano, sono, a mio avviso, tempo sprecato, per il semplice fatto che è Dante stesso a far dire a Virgilio, nei versi 58-60 che abbiamo ora letto, dai tuoi poemi non risulta che tu abbia abbracciato il cristianesimo. Cioè, tra le righe, Dante stesso ci dice: è inutile che cerchiate prove al cristianesimo di Stazio. Non ci sono, è una mia invenzione. E magari sottintende: cercate piuttosto di capire perché ho inventato tutto questo. Ma perché veggi mei, meglio, ciò che io disegno, a colorare stenderò la mano. Bella metafora per dire che completerà il disegno in modo che sia più comprensibile. Già era il mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per i messaggi, dai messaggeri, gli apostoli dell'eterno regno, e la parola tua sopra toccata si consonava a nuovi predicanti, ond'io a visitarli presi usanza. Vennermi poi parendo tanto santi che quando Domizian li perseguette, l'imperatore Domiziano li perseguitò, senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, cioè finché vissi, io li sovvenni, li aiutai, e i loro dritti costumi fer dispregiare a me tutte altre sette, tutte le altre religioni. E pria che io conducessi i greci a fiumi di Tebe, poetando, può voler dire prima che cominciasse a scrivere la Tebaide, ma l'ottimo e anche altri antichi intendono prima che scrivessi dell'arrivo dei greci ai fiumi tebani. Episodio che si trova nel libro nono. Ebb'io battesimo, ma per paura chiuso cristian fummi. Come se dicesse, scrive il Sapegno, fui cristiano solo per me, dentro di me, questo per paura delle persecuzioni. Lungamente mostrando paganesimo, comportandomi esteriormente da pagano. E questa tepidezza il quarto cerchio cerchiar mi fe più che il quarto centesimo. Più di 4 secoli sono stato nel quarto cerchio, che è quello degli accidiosi, che, se ricordate, corrono continuamente intorno al cerchio, cerchiar mi fe, e la tepidezza è ovviamente l'accidia, che era stata definita da Virgilio l'amor del ben scemo del suo dover, minore di quello che dovrebbe essere. Col prossimo verso Stazio cambia argomento. Quindi ora abbiamo tutti gli elementi per farci un quadro
E possiamo ragionare su questa vicenda e soprattutto sull'ultimo aspetto, ovvero sulla sua paura e sulla sua tepidezza. Aspetto sul quale i commentatori non si soffermano, se non per dire che nei primi tempi questo fenomeno dei cristiani chiusi era piuttosto frequente. Ho trovato invece vari libri e saggi in cui questo tema viene affrontato. Peraltro, ne parlo anch'io nel mio primo libro, Le segrete cose, dove cito Eugène Aroux. Col senno di poi non avrei dovuto citarlo così ampiamente perché le cose che scrive sono assurde. Partendo da quell'errore di Dante che ritiene Stazio tolosano, Larousse deduce tolosano, dunque albigese, ovvero cataro. E poi insiste per un paio di pagine su questo che è un anacronismo inaccettabile. Scrive per esempio: Stazio era cristiano, leggi Patarino, cioè cataro, senza osare manifestarsi tale, chiuso cristiano, e si mostrò pagano, leggi cattolico, senza esserlo, chiuse le virgolette. E io scrivevo. Le argomentazioni della Roux possono non convincere, ma certamente sollevano dei dubbi sui motivi per cui Dante avrebbe costellato di stranezze e invenzioni questo episodio. È ovvio che sarebbe un anacronismo considerare Stazio patarino o albigese. Ma se il gioco paganesimo-cristianesimo è stato costruito per alludere a un cattolicesimo catarismo, la persona di riferimento non può che essere Dante stesso. Peraltro, importanti aspetti collegano i due. Entrambi sono poeti, entrambi dichiarano di aver appreso l'arte poetica da Virgilio e, assai più significativo, entrambi si presentano come figure di Cristo. In altre parole, dietro Stazio, che in realtà cristiano per paura delle persecuzioni si finge pagano, si nasconde, a mio avviso, Dante, che in realtà è cataro, ma per paura delle persecuzioni si finge cattolico. Non sono l'unica né la prima a sostenere questo. Lo sostiene, come riferisce Adriano Lanza in questo suo libro Dante e l'Agnosi, Ernest Fortin, un teologo e sacerdote cattolico statunitense, in un suo libro dal titolo Dissidence et philosophie au Moyen-Âge, pubblicato a Parigi nel 1981. Lanza scrive: l'autore, Fortin, pensa che troppi critici diano per scontata l'ortodossia di Dante e si addentra nell'esame dettagliato di alcune questioni di particolare rilevanza. Esemplare il caso dell'enigmatica figura di Stazio. Ad una lettura attenta, il cristianesimo segreto di Stazio, dovuto all'ostilità degli imperatori pagani verso la nuova fede, potrebbe ben essere il corrispettivo della reticenza del poeta medievale, vissuto in un'epoca in cui eretici ed apostati si sono visti minacciati delle pene una volta riservate ai cristiani confessi. In conclusione, avremmo un Dante maestro nell'arte della dissimulazione che si fa passare per ortodosso senza esserlo veramente. È esattamente quello che penso anch'io. Luigi Valli, in questo suo libro, di cui ho già parlato, Il linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d'amore, non parla di Stazio, ma dedica numerose pagine all'analisi della dissimulazione delle proprie credenze, come viene presentata per esempio nel Fiore, opera attribuita a Dante, e conclude:
di questo mentito ossequio alla Chiesa era piena la vita letteraria e tutta la vita religiosa di Provenza. Se i biasimi contro la Chiesa prorompevano a tratti apertamente, diffusissima era la dissimulazione dell'eresia. Il canone dell'eresia catara, che permetteva agli adepti di rinnegare dinanzi all'autorità della Chiesa la fede catara, restando però a lei fedeli nel cuore, aveva del resto già creato quella terribile confusione dalla quale a un certo punto la Chiesa non aveva saputo uscire se non con la strage. Dunque, era una pratica diffusissima presso gli albigesi, ovvero i catari, e questo lo dice anche di Vernoy, e si può supporre che lo fosse anche presso i catari italiani. In ogni caso, non si può pensare che a essere cataro fosse Stazio, ma nemmeno cristiano. Cataro nel cuore era Dante. E ora Stazio, come già dicevo, cambia argomento, sempre rivolgendosi a Virgilio. Tu dunque, che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto bene io dico, il bene di cui ho detto, la fede cristiana, mentre che del salire avem soverchio, mentre abbiamo ancora da salire, dimmi, dov'è Terenzio nostro antico, Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai? Dimmi se son dannati e in qual vico, in quale zona dell'inferno. Stazio chiede di poeti latini e Virgilio risponderà aggiungendo anche qualche greco. Su chi fossero trovate notizie dettagliate nei commenti. Costoro e Persio e io e altri assai, rispose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più ch'altri mai. Omero, nel primo cinghio del carcere cieco, nel primo cerchio dell'inferno, ovvero nel limbo. Spesse fiate volte ragioniam del monte che sempre ha le nutrice nostre seco. Il monte è il Parnaso, sede delle muse, nostre nutrici, in quanto ispiratrici della nostra poesia. In altre parole, parliamo spesso di poesia. Euripide, ve nosco, è con noi, e Antifonte, Simonide, Agatone e altri più egregi che già di lauro ornar la fronte, cioè poeti. Quivi si veggion delle genti tue, dei personaggi che hai cantato nei tuoi poemi, Antigone, Deifile e Argia, e Ismene sì trista come fue. Figlia di Edipo, dovette assistere alla morte di tutti i suoi familiari e anche del suo promesso sposo. Vedeisi quella che mostrò l'angia. Si tratta di Isifile, che abbiamo già incontrato nel canto 18° dell'Inferno. Qui è ricordato per un altro motivo, di cui parla la Tebaide. Lei mostrò ai 7 re greci che marciavano contro Tebe la fonte Langia. Ma per far questo lasciò incustodito il figlioletto di Licurgo che le era stato affidato e che morì perché morso da un serpente. Episodio cui Dante accennerà nuovamente nel canto 26° del Purgatorio. Ebbi la figlia di Tiresia e Teti e con le suore sue, con le sue sorelle, Deidamia. Teti era la madre di Achille e Deidamia, già citata nel canto di Ulisse, era la fanciulla di cui si era innamorato Achille. Queste due donne sono personaggi dell'Achilleide, tutti gli altri della Tebaide. C'è tra questi un personaggio che ha creato problemi, la figlia di Tiresia, di cui Dante dice ora che è nel limbo, quando si tratta di Manto, la sola figlia di Teresa menzionata nella Tebaide, l'aveva già incontrata nella Bolgia degli Indovini nel canto 20° dell'Inferno. E lì non ne fa solo il nome, ma si sofferma a lungo raccontando come avvenne che fondò Mantova, la città di Virgilio.
I commentatori, tutti, ritengono inammissibile una dimenticanza da parte di Dante. Io non la escluderei, me lo vedo, tutto concentrato a ricordare i nomi dei personaggi dei poemi di Stazio. Non aveva mica il computer. Trova Manto e non ricorda di averne già parlato. Può succedere anche a Dante e non toglie nulla alla sua grandezza. Che alternative ci sono? Francesco Torraca, un illustre dantista del secolo scorso, proponeva di leggere invece di La figlia di Tiresia e Teti, La figlia di Nereo, virgola, Teti. Ma non c'è un codice che lo attesti e mi meraviglio che tale ipotesi venga accettata dalla Chiavacci. Secondo alcuni commentatori antichi, qui Dante non parlava più del limbo, ma dell'inferno tutto. Questa sarebbe forse la soluzione più ragionevole, ma vada per dimenticare una cosa scritta anni prima, ma dimenticare una cosa appena detta? E poi c'è chi ha pensato che Dante abbia scritto prima questo canto del Purgatorio e poi, in un secondo momento, dimenticando questo fuggevole accenno, abbia aggiunto il lungo e importante episodio nel ventesimo canto dell'Inferno. Vi rendete conto a quali follie si arriva pur di escludere l'umanamente possibilissima dimenticanza, e dovremmo anche tener conto delle precarie condizioni in cui in quegli anni Dante scriveva e viveva. Tacevansi ambedue già li poeti, di nuovo attenti a riguardar d'intorno, liberi da saliri e da pareti. Evidentemente hanno percorso tutta la scala e si trovano nella cornice successiva. Il Sapegno invece di saliri, le scale, legge salire, il Sanguinetti dal salire. E già le quattro ancelle eran del giorno rimase addietro e la quinta era al temo, al timone. La quinta ora è quella tra le 10 e le 11 del mattino, drizzando pur in su l'ardente corno. La punta o la stanga infuocata del carro del sole che fino a mezzogiorno si muove in salita. Per curiosità vi dico che secondo il fantasioso Ottimo si tratta del giorno che ha un corno sulla fronte. Quando il mio duca, io credo che allo stremo la parte esterna le destre spalle volgerne convegna, girando il monte come far solemo. E come gli era stato indicato all'inizio della cornice precedente, le vostre destre siano sempre di fuori, il che significa girare a destra quando dalla scala si giunge alla cornice. Così l'usanza fu lì nostra insegna, come un'insegna che indica la direzione, e prendemmo la via con men sospetto, con meno timore di sbagliare, per l'assentir di quell'anima degna, Stazio. Elli givan dinanzi e io soletto di retro e ascoltava i lor sermoni che a poetar mi davano intelletto. Ascoltando i loro discorsi apprendevo l'arte del poetare, i segreti del linguaggio poetico. Da notare e ricordare quel io soletto di retro, perché a un certo momento vedremo che Dante si mette dietro a Virgilio ma davanti a Stazio e verso la fine del Purgatorio sarà lui a camminare davanti agli altri. Il canto non è finito, ma col prossimo verso si inizia a parlare di ciò che avviene in questa nuova cornice, quella dei golosi. Quindi, per oggi, mi fermerei qui.